temevo che avrei compiuto 90 anni prima di rivedere la California. Allora, com'è Città del Messico? Raccontami, sei stata al Palazzo dei Viceré? Sì, certo. Aspetta, ma sei qui da sola? Dov'è Diego? Non è ancora tornato dalla Spagna. Diego non si è ancora alzato. Lo conosci, è sempre stato un gran dormiglione. Ricordo il giorno in cui mi ha regalato questo braccialetto Chumash. Già, anch'io ricordo molto bene quel giorno. Tu sei caduta da cavallo per quella ridicola scommessa che avevi fatto con mio fratello. Ricordo che mio padre si era veramente infuriato. Oh, Diego. Era sempre allegro e privo di preoccupazioni. Odiava rimanere chiuso in casa a leggere o studiare. Senza dimenticare quanto era carino. Lo sai? In questi ultimi anni Diego è un po' cambiato. Non dire una parola. Amo le sorprese. Ehi! Padre! Diego! Ho grandi notizie per te. Ho appena visto Don Luis. Sua figlia Carmen è appena tornata. Carmen? E come sta? Me lo chiederai tu stesso. Andremo a trovarli nel pomeriggio, d'accordo? Che ne diresti se vi sposaste dopo il raccolto? Non è una buona idea? L'unione delle nostre due famiglie sarebbe davvero un evento storico per la California. Un momento. Sono appena tornato dalla Spagna. Non vi sembra un po' presto per parlare di matrimonio? È troppo presto per sposarti? E va bene, vorrà dire che daremo una festa di fidanzamento. Che problema c'è? Ecco, sergente, la specialità del giorno. Pesce spada! Ehi, hai sentito, Gonzales? Carlos ha messo il pesce spada sul menù. Bene, soldati, ispezionate le stalle mentre io... mentre io vado a ispezionare il pesce spada. Ma, sergente! Non fare obiezioni! E voglio anche che strigliate i cavalli con grande cura. Garcia. Capitano, signore! Sì, capitano! Hai interrogato la gente del posto? Hai scoperto se qualcuno di loro sa dove si nasconda Zorro? Ecco io. Non ho ancora trovato nessuno che lo sapesse, oh mio capitano. Interroga tutti quanti. Ci sarà pure qualcuno che possa darci delle informazioni. Oh, sì, certo! Per esempio, potrei interrogare i camerieri e i clienti della locanda. Garcia! Su, su, sergente. I cavalli devono essere strigliati con grande cura. Quell'uomo, per esempio, portatelo qui. Forza, voglio interrogarlo. Sì, signore. Che succede? Cosa volete da me? Quando ero ancora in carica, l'esercito era tutta un'altra cosa. Quel monasterio, quando la smetterà di tormentare la gente di questo paese? No, oh, io detesto quell'uomo. Ines, hai sentito parlare di Zorro? Se ne ho sentito parlare. Ero presente la prima volta che ha fatto la sua apparizione. Che fortuna. Don Luis, non sapevo che vostra figlia fosse tornata in città. Oh, signorita, la vostra bellezza è addirittura abbagliante. No. Los Angeles ha una grandissima fortuna perché ospita le due più belle rose di tutta la California. Oh, capitano, state esagerando. Neanche un po'. Io non cambierei nemmeno una sillaba di quello che ho detto. Capitano, io e mia figlia dobbiamo tornare nella nostra hacienda. Villa Longa non dovrebbe permettersi di trattarmi in questo modo. E nemmeno le due signoritas. Diego! Carmen! Sei veramente tu? Certo che sono io, sciocchina.
Hai un aspetto incredibile. Quasi quasi non ti riconoscevo. Cosa? Mi stai dicendo che una volta ero brutta? No, tu non sei mai stata brutta. Sei sempre stata... sì, insomma... carina. Carina? Credevo che avessi imparato qualche parola più gentile al college. Forse è meglio che ti presti qualche libro. Salve, Don Luis. Salve, amico mio. Come sono carini insieme. Lasciamoli da soli a fare dei piani per il matrimonio. Dovrò aggiungere delle stanze alla mia casa per i nostri futuri nipotini. Che fantasia hanno quei due. È vero. Mi domando dove le prendano certe idee. Chissà dove. Tu e io non ha alcun senso, dico bene. Noi siamo buoni amici. Ci conosciamo da così tanto tempo. Già, forse da troppo. La California è cambiata da quando ero bambina. Il comandante monasterio ha reso la vita impossibile a tutti. Tu che cosa pensi di fare per difenderci? Niente. Niente? Diego della Vega, mi vergogno di te! Meno male che c'è Zorro! No, ti prego. Non dirmi che sei una sua ammiratrice anche tu. Almeno lui è coraggioso, ardito. Tu sembri ancora un ragazzino. Ah, che noia. Cos'è questo? È orribile. Tutto rovinato, consunto. E poi fa pugni con il tuo vestito. Dovresti comprarne un altro. Non voglio comprarne un altro. Io... Oh, sei un vero disastro. Io me ne vado. Carmen. Diego. Capitano, come va? Che cosa vi porta all'hacienda di Don Luis? Questioni militari, Don Diego. Allora, Diego, si può sapere che cosa ti ha preso? Don Luis è il mio migliore amico. Mi spiace molto, padre. Ero annoiato da tutte quelle lacrime. Non vedo l'ora di tornare in hacienda, stendermi e leggere le mie poesie. Sì, d'accordo, hai ragione. Questa volta ho un po' esagerato. Almeno avrebbero potuto portarci qualcosa da mangiare. Qual è questo importante argomento di cui volete discutere, capitano? Don Luis, a Los Angeles si dice che siete solito criticarmi apertamente. E chi lo dice? Quell'onesta povera gente che incarcerate solo perché protesta? Vi rendete conto che per un'insolenza del genere potrei arrestarvi all'istante? In ogni caso, sono qui per farvi una proposta. Mi concedereste la mano di vostra figlia? Carmen? Esattamente. Se accetterete, dimostrerete a tutti che mi siete leale. Voi volete diventare un proprietario terriero, questa è la verità. State molto attento, Villalonga. Se Carmen non diventerà mia, io vi rovinerò. Tornerò presto a trovare la vostra dolce figliola. Fuori da casa mia, capitano. Vi suggerisco di ricevermi con tutti gli onori degni di una persona del mio rango. Padre, ho sentito tutto. Cosa ne sarà di noi? Non ti preoccupare, tesoro. Non consegnerò mai mia figlia nelle mani di un bandito, anche se indossa l'uniforme dell'esercito. Diego! Hai preso un colpo di sole o cosa? Perché hai raccontato tutte quelle sciocchezze a Carmen? Perché Zorro non può certo sposarsi. Senti, Carmen è fantastica. Sono stato felicissimo di rivederla. Ma se la sposassi, scoprirebbe che io sono Zorro. E questo la metterebbe in pericolo. È meglio che per ora stia lontana da me. Per la sua sicurezza. Diego della Vega. Buongiorno, padre. Ben arrivato. Buongiorno, Ines. Se non andrai immediatamente a parlare con la tua fidanzata, chiedendole scusa in ginocchio, ti caccerò fuori di casa. Senza i tuoi libri di poesia. D'accordo, padre. Lo prometto. Oggi canterò con la mia chitarra una bella canzone a Carmen
per chiederle perdono. Oh. Non sapessi che sei sordo, ti darei tanti di quei messaggi da riferire a Don Diego. Che tipo? Ha mandato te a farmi la serenata. Ah, quando lo vedo gli strappo tutti i capelli. Grazie, Bernardo. Carmen ha davvero molto apprezzato. Lei ha sempre avuto una grande passione per la musica. Non mangiare! Non mangiare i fiori, cavallo cattivo! Salve, Bernardo! Questi fiori non sono per te! Sono per la signorita Carmen! Non farlo! Il capitano ci scorti che l'avevi tutti e due! Ai, ai, ai! Mi spiace, capitano, ma ho la sensazione che la signorita Carmen non apprezzi particolarmente i fiori masticati. Fiori? Io sono allergico ai fiori! Oh, guarda che bello! No! La pagherai per questo, Garcia! Sì, signore! Quanto vi devo, signore! Ne riparleremo! Ora facciamo visita ai Villalonga. Voglio distruggere quella arrogante famiglia per sempre. Buongiorno, signorita Ines. Lavoro, lavoro, sempre lavoro. Notte e giorno, neanche fossimo degli schiavi. E adesso ci tocca anche arrestare tutti i Villalonga. Avete il diritto di farlo. Ordini del capitano. Vi portiamo via tutti quanti. Vogliamo scoprire se sapete qualcosa di Zorro. E resterete a mia disposizione finché non ci avrete detto tutto quanto. Noi non sappiamo niente di Zorro. Questo è un sopruso. Don Luis, aiutateci. Sono con voi. State tranquilli. Riusciremo a cavarcela. Fermi! Mani in alto! Muoversi! Mm.
Signorita! Capitano, che cosa ci fate qui? Sono venuto a rendere omaggio alla futura signora Monasterio. Oh, e dove sarebbe? Non sapevo che avessimo ospiti in casa. Vi comportate come vostro padre. Voi pensate di fare quello che vi pare solo perché siete dei ricchi rancheros, ma io so quello che ci vuole per la gente come voi. Zorro! Capitano! Signorita, perdonatemi se sono qui senza essere stato invitato, ma credo che il capitano abbia bisogno di lezioni di galanteria. Ah, en garde! Capitano, per conquistare una fanciulla occorre pazienza. Le donne amano i poeti. Lo sapevate, capitano? Forse dovreste parlarle della bellezza delle stelle. Forse tu dovresti stare zitto! Zorro! Sei finito, Zorro! Sembra che stiano combattendo là dentro. Zorro! Garcia! Sparagli! Cosa stai aspettando? Fulmina questo bandito! Non qui in casa. Potremmo danneggiare qualcosa, no? No! Oh, mi dispiace tanto. Capitano, sto arrivando! Ehi, c'ero prima io! Garcia! Soldati, bloccate le uscite! Sì, signore! No. Fermo! Edgar! Ce l'abbiamo fatta! Guardate qua! Sei in trappola! Preso! Garcia, sei un incapace! Grazie, sergente. È stato un piacere. No. Arrenditi subito, manicondo! Insomma, prendetela! Questa è la tua fine, Zorro! Cucù! Capitano, è giunto il momento di dirci adios. Ma tornerò ancora per darvi qualche altra lezione di galanteria. Adios! Dove è andato? Soldati, trovatelo! Certo, sì, subito, capitano! Nessuna traccia di Zorro, capitano! È sparito! E anche i Beone si sono spariti! Va bene! Per questa volta il vostro amico vi ha salvato, Don Luis. Ma la prossima volta andrà diversamente. Torniamo al presidio, forza! Sì, signore! Sì, agli ordini, capitano! Agli ordini, capitano! Ah!
Salve, signorita. Prima di andare, volevo assicurarmi che voi steste bene. Sì, e devo ringraziare voi per questo, signor Zorro. Oh, non dovrei accettarla, ma avete rischiato la vita per noi. Dovreste essere più prudente. Nessuno riuscirà mai a prendermi, questo ve lo prometto. Mai tornato!